Partita che non ci aspettavamo, è ovvio che non vogliamo drammatizzare, può succedere anche di perdere una partita che magari pensavamo tutti quanti di essere in grado di vincere, e poi eravamo un po' galvanizzati anche dai risultati di oggi pomeriggio, diciamo la verità. Sì, purtroppo è vero, perché come abbiamo detto, come ha detto anche il mister prima in settimana, prima di questa partita, era tutt'altro che facile, che pensavamo magari di trovarci di fronte a una squadra morta, ma non è così, perché io personalmente ho vissuto questo tipo di situazione l'anno scorso e in questi momenti viene fuori qualcosa di più. E noi dovevamo saperlo, ma il mister veramente, sembra retorica, ma fino al fischio d'inizio ci ha spinto proprio in questa direzione, perché non era facile. E di fronte c'avevamo una squadra dove ci ha messo in difficoltà. E noi siamo stati un po' dei polli, come si suol dire. Diciamo che poi certi approcci, certe situazioni mentali è difficile cambiarle, anche se si pensa, no? Tu hai un'esperienza tale per cui sai bene che se tu dentro la testa c'hai un'idea è difficile togliertela, anche col ragionamento. L'Arezzo, secondo me, ha approcciato la partita con la mentalità sbagliata, nonostante quello che era stato detto in settimana. Cioè, abbiamo visto un po' sotto ritmo la squadra. No, probabilmente sul ritmo posso essere d'accordo, ma dal punto di vista dell'approccio non è stato proprio sbagliato perché nel primo tempo penso che non abbiamo rischiato quasi niente. Quindi ecco, la squadra ha cercato di fare sempre la partita con un ritmo diverso rispetto al solito Arezzo, però non vedo che ci sia stato un approccio sbagliato.